choose your next adventure. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano. A Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Sono Mr. Luigi Serrone, presidente e allenatore della nazionale italiana acconciatori, dove si è classificata al quarto posto all'ultimo mondiale a Sochi. Santina si è subito imposto in maniera molto elegante nel gruppo della nostra nazionale, dando saggio sì, soprattutto della sua bontà di donna, nei modi e nell'esperienza, dando un esempio ai giovani. Se siamo quelli che siamo, lo dobbiamo a persone come Santina e come tutto il gruppo della Nazionale. Sergio Mittica Spedizioni e Traslochi, da e per Torino e Milano. Trasporto auto-moto, ritiro e consegna a domicilio a nostra cura di qualsiasi tipo di merce, anche valigie, ogni tipo di pacco, anche alimentare, poiché disponiamo di mezzi a temperatura controllata. Su richiesta, consegna in tutta Italia. Ci trovi a Gioiosa Ionica, in via Rocco Gatto al numero 23, telefono 0964 41 98 34, oppure chiama al 335 76 21 730. Vi risponderà direttamente il signor Sergio Mittica. Sergio Mittica, trasporti e traslochi. Felici di servirvi.
Ciccio Diano, calzature dal 1951. Giovedì 29 agosto, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, siamo in diretta per una nuova edizione della nostra edicola digitale. È il giorno di Giuseppe Conte bis, oggi l'incarico al Quirinale, sembra risolta la crisi di governo, sarà governo PD, Movimento 5 Stelle, faremo il punto della situazione, ma ci occuperemo di quelle che sono le altre notizie oggi che vengono riportate dai quotidiani calabresi, sia in prima pagina che all'interno. Soprattutto ci occuperemo del tema centrale, che è quello ancora una volta della sanità. Per quel momento delle prime pagine iniziamo dal quotidiano. Vedete, sanità autonomina all'ASP e polemica, l'ennesimo paradosso del decreto Calabria, il sindacato testo firmato da se stessa, esposto della UIL contro il provvedimento con cui Elga Rizzo si dichiara reggente a Catanzaro. Lo dicevamo, Conte bis, sì di PD e 5 Stelle, oggi l'incarico al Quirinale. Qui Giuseppe Conte, risolta la crisi di governo. E poi regionali, Zingaretti apre ai 5 Stelle anche in Calabria, vedete qui il segretario nazionale del Partito Democratico in foto, e Oliverio va avanti e rivendica i suoi meriti dopo 5 anni di lavoro. L'intervista oggi all'interno con il giovane sofo della Lega, la Lega è il vero motore e rivendica la scelta del candidato governatore, vedete in questa foto Vincenzo Sofo. Sanità, l'elenco dei dirigenti approvato dalla giunta regionale, poi c'è la proposta Gallo, i medici dell'esercito in aiuto della Calabria. Proseguiamo con le altre notizie, taglio basso Reggio Calabria, la politica del Tengo Famiglia, un ponte tra comune e regione, Parentopoli all'interno di Palazzo Campanella, mogli, mariti, figli e nipoti contrattualizzati dentro strutture e gruppi regionali. E poi Locri dei rifiuti, gli enti sono morosi, niente stipendi, e alla Mezzia Terme segue strada a parte di una discarica. Invece nel Vibonese continua l'emergenza cinghiali, un piano sperimentale intanto per quanto riguarda questa emergenza, vedete nella foto un branco di cinghiali. Proseguono i grandi appuntamenti in questa fine estate, ancora grandi appuntamenti per quanto riguarda la rassegna Il Mare ad Altomonte, danza e ambiente, e poi l'agenda con tutti gli eventi in programma in questi giorni nella nostra regione. Andiamo sul nostro portale perché ancora non abbiamo Gazzetta del Sud per quanto riguarda l'edizione di questo giovedì, per cui diamo un'occhiata alle notizie che riporta puntualmente il nostro portale www.telemia.it. Grotteria multata, un'ambulanza della Lados per eccesso di velocità, questa è la notizia di apertura del nostro sito per quanto riguarda un comunicato della Lados. Il sottoscritto tedesco Filippo, del presidente Lados, informa tutti i cittadini della Locride che in caso di richiesta urgente di un servizio di ambulanza il ritardo sarà causato dai VVU del comune di Grotteria, o meglio vigili urbani, in quanto hanno fatto una multa ad un'ambulanza che viaggiava a 3 km/h in più rispetto al limite di velocità consentito, nonostante ci fosse il malato a bordo e regolarmente pagata. Tutto in visione alla Lados, così siamo costretti a viaggiare a 40 km grazie al sindaco di Grotteria, dice Filippo Tedesco in questa nota per quanto riguarda naturalmente questa multa arrivata alla Lados di Marina di Gioiosa. Proseguiamo con gli altri fatti della giornata, sempre sul nostro sito, il nostro portale in bacheca, vedete regionali, qui il sindaco della città di Cosenza Mario Chiuto, in caso di vittoria giunta con volti nuovi, dice il sindaco di Cosenza che ormai sta andando avanti
in giro per le principali città calabresi presentando il suo progetto per una nuova Calabria. Sindaco di Cosenza, quasi certamente candidato per le elezioni regionali con il centrodestra. Bisognerà capire se ci sarà un'alleanza allargata, si scoprirà sicuramente nei prossimi giorni. San Luca, acqua non potabile, le precisazioni invece dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Bartolo, eccolo in questa foto. Andiamo ad occuparci delle altre news. Dal 31 agosto a Camini, comunità, educanti e giovani da tutta Europa per i progetti finanziati da Erasmus e Fondo Sociale Europeo. Un'importante iniziativa questa che inizia il prossimo 31 agosto. E ancora quasi 1500 firme in 4 giorni per la strada provinciale 1, la petizione dei geracesi, caso nazionale. Prima di lasciare la controcopertina, gli studenti universitari stranieri promuovono gli imprenditori italiani innovativi. Andiamo ad occuparci invece dell'ultima battuta. Avete Coppa Italia, dilettanti i risultati del secondo turno, bene Stilese e comprensorio ionico nelle sfide che si sono giocate ieri. E ancora per quanto riguarda il nostro sito, ferrovia ionica da Reggio Calabria, centrale a Catanzaro Lido, una carrozza spacciata per treno. Rifiuti, locri d'ambiente, continuano i ritardi sui pagamenti, avviato ennesimo stato d'agitazione proclamato dalla FIA e del per quanto riguarda la situazione di locri d'ambiente e soprattutto dei lavoratori. Riproviamo a vedere se riusciamo ad avere Gazzetta del Sud, l'edizione aggiornata di oggi per quanto riguarda il giornale più diffuso in Calabria e in Sicilia, per proseguire con le prime pagine ed iniziare anche ad occuparci di quelle che sono le notizie più importanti per quanto riguarda naturalmente il comprensorio. Non abbiamo Gazzetta, per cui subito l'interno per quanto riguarda il quotidiano del Sud. La crisi di governo che sembra superata, oggi ci potrebbe essere l'incarico bis a Conte, oggi l'incarico al Colle, le due forze politiche consegnano a Mattarella la disponibilità, vedete PD, Movimento 5 Stelle, sì al Conte bis, qui vedete Zingaretti, Di Maio, il Presidente della Repubblica invece Mattarella, le due forze politiche consegnano a Mattarella la disponibilità. E poi c'è il totonomin in queste ore, Franceschini o Orlando vice premier, Di Maio forse alla difesa, idem interni e anche esteri. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Grillo irrompe sui ministri, devono essere dei tecnici. E poi ancora i democratici, Zingaretti alla prova del 9, chiede discontinuità, intanto Calenda lascia il Partito Democratico. Qui in questa foto vedete la delegazione del PD. Salvini grida al complotto internazionale contro di lui, questo sarà un Monti bis, arriva dunque la dichiarazione a caldo di Matteo Salvini per quanto riguarda la Lega. Lasciamo la crisi di governo e occupiamoci di regionali in Calabria. Zingaretti apre all'alleanza con i 5 Stelle anche in Calabria. Oliverio va avanti e rivendica i suoi meriti. Resta da capire cosa ne pensano i grillini calabresi. Quest'ipotesi mette fuori gioco definitivamente un Oliverio bis. Il presidente ha rotto un reticolo di interessi. Vedete intanto qui la riunione degli anti-oliveriani all'hotel di Lamezia Terme. Invece qui in quest'altra foto appare Zingaretti, il segretario nazionale del PD. Ricordiamo che in Calabria il partito è commissariato. Le reazioni, Tanzi loda il nuovo governo, la Calabria ne ha bisogno, alla regione serve un interlocutore serio. Vedete Carlo Tanzi si candida alla presidenza della regione Calabria nel prossimo voto del dopo estate. Retroscena, dopo i veleni col PD prende corpo la corsa in solitaria, l'entourage del governatore ci pensa. Proseguiamo, altri fatti, altre notizie, lo dicevamo di questa intervista realizzata da Massimo Clausi con il giovane Vincenzo Sofo della Lega, 33 anni, eccolo in questa foto, rivendica Sofo la scelta
scelta del candidato governatore. È la Lega il vero motore del centrodestra, dice Sofo in questa intervista a 360 gradi. E poi Popolari per l'Italia, la Fabiano per creare lavoro, ripartiamo dalla formazione, dice, le ricette sull'occupazione. Poi ancora idee, vedete le ricette di Mario Chiuto per rilanciare Fincalabra. Nella mia giunta non ci saranno vecchi volti, dice Mario Occhiuto, se sarà lui il nuovo presidente della regione Calabria. Giriamo pagina, ci occupiamo adesso di altre notizie, apriamo la pagina che riguarda la sanità, vedete, esposto per l'autonomina all'ASP, Will contro il decreto che autorizza Elia Rizzo, reggente a Catanzaro. Testo firmato da se stessa, avrebbe dovuto decidere il commissario Cotticelli, vedete qui la dirigente reggente dell'ASP di Catanzaro, Elia Rizzo, in questa foto, ennesimo paradosso del decreto Calabria. E poi la riunione, l'elenco dirigenti approvato in giunta, approvato l'elenco degli idonei a direttore amministrativo e sanitario. La sezione avvenuta nei mesi scorsi, sono 71 i possibili manager selezionabili. Qui intanto in foto appare la cittadella regionale a Catanzaro. A Cosenza, doppio trapianto di reni all'ospedale di Cosenza, i pazienti saranno presto a casa. Dichiarazioni, medici dell'esercito per aiutare la Calabria, il consigliere Gallo, seguire l'esempio del Molise. Proseguiamo ancora con altri fatti che riporta il quotidiano del Sud all'interno nelle pagine regionali Calabria, prima di occuparci dei temi prettamente locali. Parliamo di Locride, ambiente e rifiuti, enti morosi, niente stipendi, credito di oltre 2 milioni e mezzo di euro dai comuni calabresi. La Fiadel su tutte le furie, avviate le procedure per lo stato di agitazione. Vedete qui la sede di Siderno della Locride Ambiente. Poi la Lamezia Terme, si parla ancora di rifiuti, sequestrata parte della discarica Stretto. Ambiente, Arpacal, prima tappa del progetto, non abusiamo del mare nel Cirotano, qui un mezzo dell'Arpacal in servizio sul territorio calabrese. Contenimento, piano sperimentale per i cinghiali, la pagina è la numero 9, il servizio a firma di Biagio Larizza, il progetto del Parco delle Serre per il contrasto al sovrannumero, recinzioni e le elettrificate, dissuasori acustici e un piano di abbattimenti controllati. Intanto vedete qui un gruppo di cinghiali. Rende cicogna folgorata dai cavi, vedete la cicogna folgorata, notizie avete potuto leggere anche sul nostro portale, pagina Facebook, nel primo pomeriggio della giornata di ieri. Reggio Calabria, l'ASP si impegna per il piccolo Matteo, cambiamo argomento, Marziale garantito l'accesso alle terapie, dice Antonio Marziale, garante della Regione Calabria, la vicenda del bimbo con disturbo dello spettro autistico. Invece legge Cirinnà, Gioia Tauro celebra l'unione civile, il sindaco, chi si ama deve stare insieme, qui la celebrazione dell'unione civile a Gioia Tauro. Andiamo avanti ancora con la nostra edicola digitale di oggi, datata giovedì 29 agosto, ponte comune regione, la politica che tiene famiglia, Parentopoli comunale dentro Palazzo Campanella, mogli, mariti, figli e nipoti contrattualizzati dentro strutture e gruppi regionali. E ancora Falco Matà cita Mihajlovic, ricorda Italo e chiede ancora la fiducia ai cittadini. L'inaugurazione di Sintesi, vedete qui il sindaco Falco Matà per la kermesse politica di Sintesi al piazzale Lido di Reggio Calabria. E ancora eleganza e classe, Bungaro Vanoni, cala il sipario in grande stile a Ecolandia con il concerto dell'attesissimo duo, sarà preceduto da un appuntamento con la storia della canzone italiana. Intanto sabato sempre a Reggio sarà festa Amaranto, pensando allo space di Viale delle Stelle. Successo invece per una magica arena dello Stretto, stracolma, saluta il Reggio Live Fest, tutti a ballare con la cover band, vedete qui un momento dell'esibizione sul palco. Continuiamo perché ci sono i temi locali, iniziamo dalla Tirrenica con Bagnara, Calabra di servizi sulla differenziata, protesta davanti al comune, iniziativa nata sul web attraverso post e immagini, vedete la protesta dei cittadini davanti al comune di
di Bagnara Calabra. A Campo Calabro, altro centro del Reggino, Bologna e Campo, un legame storico che è sempre attuale. Emiliani in vista, vedete un momento della visita della delegazione bolognese a Campo Calabro. Addio all'Ocri d'Ambiente, passerà al vaglio del Consiglio, sempre a Bagnara, invece a Villa San Giovanni, pulizia urbana, sì, Clarissi difende, il PD lo attacca, il sindaco replica Fratelli d'Italia e i Democrat ne criticano i modi. Proseguiamo, lasciamo la pagina della Tirrenica, ne apriamo un'altra importante, quella della Grecanica, e ci spostiamo a Bova. Cuori in campo, valori in testa, grande partecipazione alle due giorni dedicata al legame con il territorio. Musica e riflessioni in piazza, incontro di calcio tra giovani e meno giovani. Vedete la manifestazione in piazza a Bova. A Motta San Giovanni, Giada San Filippo, ambasciatrice della comunità locale nel mondo, la danzatrice Lazzaretti è premiata in municipio. Qui Rocco Campolo, Giada San Filippo e Giovanni Verducci nel momento della premiazione con la targa in mano, vedete la Giada. A Bova Marina la voce del sud si legge, invece caccia e subito denuncia del CAB. Per quanto riguarda Bova, Pagliarizza, Officina, Zoe, Cala e il Sipario, evento conclusivo delle edizioni 2019 del Festival di Musica Etnica, vedete il concerto di Officina, Zoe. Occupiamoci di Locri adesso per quanto riguarda le notizie più importanti all'interno del quotidiano. Gerace, quasi 1500 firme per la frana, petizione inviata alle autorità locali per evitare l'isolamento, residenti e turisti, strada provinciale 1, viabilità a pezzi, non possiamo più attendere, vedete la strada crollata a Gerace sulla strada provinciale 1. A San Luca la crisi idrica e polsi, la replica del sindaco della città Bartolo, critiche puramente sterili e diffamatori, il sindaco di San Luca Bruno Bartolo rimanda al mittente il duro attacco giunto nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza Giuseppe Silvaggio. A Stignano il saluto al mare della famiglia trentina, scene dense di umanità negli ultimi scorci di estate, l'accoglienza della spiaggia di Favaco, invece Africo, l'uomo dei ponti, cittadino onorario, onorificenza a Siviero, vedete Siviero è il sindaco di Africo Bruzzaniti. Ancora Africo, consiglio a rischio scioglimento, l'appello al capo dello Stato, il sindaco no a criminalizzazione preventiva, vedete il consiglio comunale di Africo che potrebbe essere sciolto per infiltrazioni mafiose, si deve ancora pronunciare, naturalmente si attende l'esito dopo che al comune di Africo c'è stato l'inserimento della commissione d'accesso durata oltre 6 mesi. Insediamento che comunque si è completato da qualche settimana. Chiudiamo con il quotidiano del sud, con le notizie più importanti della giornata, lasciando anche le pagine della Locride, e ci occupiamo adesso di altre notizie sempre all'interno del quotidiano. Apriamo questa notizia che arriva da Locri, al museo un'opera di Chiesi, vedete stamattina al Parco Archeologico Nazionale la cerimonia di consegna, l'iniziativa rientra nel progetto dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Siderno, la fiera di Porto Salvo 200 anni dopo, intanto per la festa di Porto Salvo si esibirà Ivana Spagna che appare in questa foto, c'è grande attesa dunque per questo concerto ma soprattutto anche per la fiera di Porto Salvo che inizierà tra qualche giorno. Monasterace, i sentieri di Martino Recupero portano alla riscoperta della lingua dei nostri avi, vedete la presentazione del libro al MoMA Beach Club di Monasterace. Adesso i temi che riguardano subito la piana, iniziamo da Oppido Mamertina, una finestra sul mondo del cinema, successo per la 7ª edizione dell'Azzurra Film Fest, un corto vince la kermesse organizzata da Chillico, vedete qui Emiliano Chillico e Alessio Pratico, invece a Rizziconi cala il sipario su un cartellone di eventi estivi tra luce e ombre, 30 appuntamenti ma le aspettative erano altre, qui intanto il municipio di Rizziconi. A San Pietro di Caridà, autonomia nord-sud, dal consiglio l'appello ai politici calabresi, il documento, qui intanto il municipio del piccolo centro di San Pietro di Caridà. A Rosarno, ambienti ed emozioni premiano il Piria, altro riconoscimento per la scuola diretta da Maria Rosaria Russo.
Per quanto riguarda le notizie ancora della Piano, un'altra pagina prima di completare quella che è la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci occupiamo adesso della pagina di Vibo, era solo una la pagina che riguardava la Piana, vediamo l'apertura invece della pagina di Vibo, Comitato Antiracket, Nuova Vita. Il direttivo comprende anche gli esponenti di Camcom e Confindustria. Il sindaco Limardo, ridare speranza, dice, a chi vuole investire in questo territorio. Qui Palazzo Luigi Razza, sede del municipio di Vibo Valentia, il sindaco Limardo fa rinascere il comitato anti-racket. Parliamo di commercio, lotta dura contro gli abusivi, qui Michele Catagne dell'Assicom. E poi per quanto riguarda la cultura, cala il sipario sulla rassegna Ti porto un libro. Questa sera l'ultimo appuntamento che vedrà l'incontro con l'autore Rocco Cantafio. Era questa l'ultima notizia che riguardava la Piana e i grandi appuntamenti dell'estate che proseguono per quanto riguarda la ricca programmazione estiva nei vari comuni della Calabria, ma soprattutto in provincia in questi ultimi giorni di estate 2019. Si avvicina invece un nuovo weekend di calcio, andiamo a dare un'occhiata subito perché mancano due giorni alla chiusura del calciomercato. Inter scatenata, Sanchez e Biraghi. I nerazzurri ufficializzano i due calciatori, Roma invece su Mario Mandzukic che proprio ieri ha rifiutato il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda la Champions League, parte oggi la caccia a Liverpool, la squadra che ha vinto l'edizione della Coppa della Champions League della scorsa stagione. Napoli in seconda fascia, terza per l'Inter e quarta per l'Atalanta. C'è il sorteggio della fase a gironi per la Juventus e comunque c'è il rischio Real Madrid. Andiamo ad occuparci adesso delle calabresi, sempre all'interno del quotidiano Cosenza, attesa spasmodica, si aspettano i colpi di Trinchera, il direttore sportivo, che arriverà in maglia rossoblù, e questo il punto di domanda, un po' di mercato, un po' l'esordio con la Salernitana, sono giorni sicuramente di grande passione. Invece per il Crotone a caccia di un difensore, per il centrocampo spunta il nome di Soddimo della Cremonese. Due rinforzi di qualità invece per l'Isola Caporizzuto, ecco Bruno e Verterame, centrocampista e portiere. Per quanto riguarda invece la Regina e il Catanzaro, vediamo Catanzaro assalto finale a Gondo. In difesa, dopo Figliomeni, c'è l'idea di dare fiducia anche a Nicoletti. L'attaccante ivoriano sembra ormai la prima scelta del DS. Lo giudice, vedete qui, Gondo, qui con la maglia del Teramo. Piace tanto al Catanzaro. Regina, oggi è il giorno di Denis. Mataibbi non si ferma, il DS a caccia di altri colpi in mercato. Vuole fare le cose in grande quest'anno la Regina di Mimmo Toscano. Per quanto riguarda ancora il quotidiano del Sud, ieri ci sono state le sfide di Coppa Italia, vediamo com'è andata. Scalea 3, Belvedere 0, il riscatto è subito servito per il Scalea di Gregorace. Invece per quanto riguarda le altre sfide, Cassano ancora incompleto, la Juvenilia vince facile, il San Marco supera la Paolana, a Paola vince il San Marco 1-0. Le altre sfide che si sono giocate ieri, il San Fili e l'Acre si divertono, Cutro incompleto, Promo Sport ok, poi Cucurese buona la prima, Seiro stende il Rogliano. Per quanto riguarda la sfida che si è giocata a Melicucco, la vince la Rombiolese 4-1 contro il Melicucco di Rolando Megna. Melicucco travolto in casa, Pocere della Rombiolese e Soriano fa una doppietta. Vediamo se ci sono altre notizie per quanto riguarda la ricca pagina sportiva di oggi. Sì, c'è ancora le altre sfide che si sono giocate ieri. Il derby vibonese finisce in parità relativo a Soriano Filogaso, mentre la Stilese vince a Monasterace 3-2, esulta la Stilese di mister Caridi, un derby con 5 reti. Bagnarese e Gallico Catona non riescono a pungere, finisce 0-0. Invece Africa e Brancaleone si dividono la posta, finisce 0-0. Villese e Comprensorio Acchi anche a reti bianche, mentre Ludo Seravagnese vince il San Giorgio 1-0. La sfida che si è giocata ieri a Siderno la vince il Comprensorio
apprensorio ionico contro il Gioiosa Ionica, ma non vediamo qui il tabellino. Bene, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Vediamo se è stata in qualche modo scaricata l'edizione di oggi di Gazzetta del Sud, e qualche problema oggi per il giornale, almeno sul nostro portale, lo vediamo, ma non riusciamo, come vedete, ad aprire il giornale qui Gazzetta del Sud. Si parla naturalmente della crisi di governo in prima pagina, vedete stamani Conte al Quirinale per l'incarico, vediamo se riusciamo a dare ugualmente una lettura alle pagine di Gazzetta per quanto riguarda almeno la prima pagina, e poi medici militari negli ospedali calabresi, questa la proposta, e vediamo altre notizie sempre per quanto riguarda Gazzetta, subito almeno l'interno. PD e 5 Stelle trovano l'intesa e Mattarella convoca Conte. Non riusciamo un attimino ad ingrandire di più il giornale, per cui diamo solo un'occhiata veloce all'interno. Resta aperto il rebus ministri dunque per quanto riguarda il nuovo governo che sta per nascere, se ne saprà di più oggi. E ancora per le pagine regionali Calabria andiamo direttamente a dare un'occhiata alle pagine regionali all'interno di Gazzetta del Sud, vediamo quale apertura riserva. Si parla di sanità in codice rosso, richiesto l'intervento dei medici militari nella nostra regione. E poi Zingaretti apre intese con Movimento 5 Stelle per le regionali, Calabria comunque capofila. Sanità, la Giunta approva invece gli elenchi dei manager. Giriamo pagina e velocemente ci occupiamo della pagina di Reggio Miramare, ancora grattacapi, comune citato in tribunale. Falcomatà lancia invece nuove sfide, il sindaco della città di Reggio che vedete in questa foto, restituire ambizioni alla città, dice il primo cittadino. L'intervento del sindaco ha aperto la 4 giorni organizzata dal comune all'insegna della partecipazione. E ancora, sempre all'interno di Gazzetta, le strategie mafiose dei libri al vaglio dei giudici del riesame, discussa anche la posizione dell'avvocato Giuseppe Putorti, rinviati gli appelli di Giampaolo Sarica e Antonio Zindato. L'ASP pagherà le cure per il piccolo autistico, lo afferma Antonio Marziale che appare in questa foto, il garante della regione Calabria. Andiamo ad occuparci subito di Ionica in questa parte finale di rassegna stampa. Lo abbiamo detto, stato di agitazione all'Ocride Ambiente, il problema è sempre lo stesso, quello dei mancati pagamenti dei lavoratori. Caso bollette pazze, ci sarà il ricalcolo invece a Condofu. Furi, autocomportatore guasto, spazzatura non raccolta invece a Palizzi. Vediamo altre news. Sempre per quanto riguarda la Ionica, la giudiziaria Stupermund, le ragioni di 6 condanne per droga, i traffici delle consorterie criminali di Platì. E poi invece il sindaco di San Luca che rimanda al mittente le critiche, Bartolo Musoduro, accuse intempestive, dice il primo cittadino, e con notizie false. Questo per quanto riguarda la non potabilità dell'acqua e i problemi idrici che vive la città di San Luca. Roccella, un viaggio nel tempo ispirato dal codice Carratelli, invece il borgo di Gerace, rischio isolamento, la petizione tocca quota 1500 firme. Poi invece strategie per la salute e il benessere giovanile, l'iniziativa a Camini. Bene, siamo riusciti in qualche modo a dare un'occhiata, anche se veloce, a Gazzetta del Sud, l'edizione di oggi. Non vediamo aggiornamenti sul nostro portale, per cui ci fermiamo qui. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani per l'edizione del venerdì che ci avvicina a quello che è l'ultimo weekend di questo mese di agosto, in questi ultimi giorni di estate 2019, ancora con il bel tempo, dice la cartina meteo anche per oggi, con temperature sopra i 35 gradi, ma soprattutto con un alto tasso di umidità. Grazie perché avete scelto Telemia per l'edicola digitale, a tutti voi una serena e felice giornata d'estate, arrivederci.
Ciccio Diano, calzature dal 1951. Australian Macadamia, Salted Caramel, mélangé à de la crème onctueuse et enrobé de chocolat craquant. Nuit, choose your next adventure. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Centro medico, gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano,